Per la quarta giornata del campionato di prima categoria, Girone C, al comunale nuovo di Costano, si affrontano Costano e Nuova Gualda Bastardi. Brilla il fischietto di Perugia, Giulio Vitali. Padroni di casa che vengono alla sconfitta sul campo del palazzo, mentre gli ospiti vengono a un bel successo ai danni del Torgiano. Padroni di casa in maglia bianca e ospiti in maglia rossa. Subito la Nuova Gualda Bastardo che crea la prima occasione, al terzo con Marini, che recupera palla e tenta il tiro, ma il portiere blocca. Al decimo Stella scappa via la difesa sulla sinistra, arriva fino all'area di rigore, viene atterrato nel difensore di Costano e l'arbitro non esita a dare il rigore. Sul dischetto si presenta Lucidi e sigla 1-0. Le proteste del Costano però si accendono al 28esimo quando Falcinelli viene atterrato da Bastioni, l'arbitro non concede il rigore e fa proseguire. Al 40esimo raddoppia il Nuova Gualda Bastardo, Bastioni lancia in avanti, trova Cesai che lancia di testa Lucidi, l'attaccante conclude, il portiere spinge ma arriva il tapin vincente da Birne e quindi è 2-0. La partita però si riapre con questo meraviglioso gol su punizione di Rondini che sigla il 2-1 con una meravigliosa traiettoria. Primo tempo che si chiude 2-1 per la Nuova Gualda Bastardo. Nella ripresa il match si accende subito quando al 7 minuto gli ospiti hanno l'occasione per chiudere la partita. Lucidi scappa e serve a Bidone, ma l'attaccante viene fermato da un miracolo di Bretagna. Rondini ha il piede caldo e si vede, infatti al 10 minuto gli viene negata la gioia della doppietta su punizione da questa grande parata di Martinangeli. Con questa occasione si conclude una partita bellissima, Costano 1 e Nuova Gualda Bastardo 2. È stata una partita combattutissima contro una gran bella squadra, molto fisica. Loro hanno fatto un bel primo tempo dove ci hanno messo un po' in difficoltà all'inizio, mentre noi abbiamo fatto veramente un gran bel secondo tempo. Forse meritavamo qualcosina di più per l'impegno, per la grinta, per la determinazione, però alla fine va bene così, il risultato ci può anche stare. Insomma. È venuta su un campo secondo me difficile, abbiamo iniziato benissimo, siamo andati in vantaggio 2-0, poi peccato che abbiamo avuto una piccola distrazione all'ultimo minuto del primo tempo dove ci hanno fatto un gol comunque tra l'altro bellissimo su punizione, poi dopo siamo entrati nel secondo tempo, loro ci hanno messo lì per via anche di qualche comunque nostra defezione importante a mio parere, però ci hanno messo là, sono stati bravi loro a giocare e noi dietro a tenere botta tranquillamente. Poi potevamo chiudere la gara in diverse occasioni, però va bene così.